schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, traditi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch per la base operativa per poter mettere la BMX in base operativa oppure poter fare un money glitch nella base operativa. Allora fate bene attenzione ai due riquadri e guardate bene tutto quello che accade sia per il mio personaggio sia per l'altro personaggio ragazzi. Quindi andiamo a vedere come si svolge il glitch. Innanzitutto invitate il vostro amico nella base operativa, dopodiché andrete a salire sulla Wenger, il vostro amico salirà insieme a voi sulla Wenger, e sia voi che il vostro amico dovrete avere un'attività recente bella e pronta e preparata da usare al momento giusto. Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Quindi quando siamo tutti e due diciamo nella Wenger, sia noi che il nostro amico ci prepariamo l'attività recente e il nostro amico andrà a fare attività recente e andrà ad avviarla e si fermerà sulla schermata di esci, mentre noi che cosa dovremmo fare ragazzi? Anche noi ovviamente dovremmo avere pronta questa attività recente, avviare l'attività recente, ma prima di fare questo che cosa dobbiamo fare? Premiamo freccia destra in maniera tale da far comparire il menu, mentre il nostro amico ragazzi è fermo nella schermata nera. Lui non deve fare altro, deve rimanere fermo nella schermata nera. Quindi a questo punto noi andremo ad avviare il tutto. Spero di essermi spiegato bene, quindi adesso andremo a fare il glitch e andremo a fare il tutto passo passo. Quindi andiamo a cercare un'attività recente e la teniamo pronta ragazzi. Ve lo sto spiegando proprio in maniera, diciamo, più elementare possibile, in maniera tale che capiate. Allora, per gli utenti di Xbox One dovete farlo con la mira manuale, ragazzi, come si usa in tutti quanti i glitch. Questo glitch è buono sia per Xbox One che per PS4, però per PS4 dobbiamo fare con l'attività recente, invece Xbox One dobbiamo fare con mira manuale. Quindi a questo punto, quando abbiamo l'attività recente preparata, andiamo sul menu dell'officina, premiamo cerchio, ci posizioniamo su esci dalla base operativa, schiacciamo esci dalla base operativa, subito dopo doppio tasto PS e andremo a rimanere in schermata nera. Quando noi saremo in schermata nera il nostro amico dovrà cancellare il messaggio. Dopodiché noi avvieremo il lettore multimediale, qui ho fatto un po' di casino, però comunque sia ho avviato il lettore multimediale ragazzi. E dopodiché torneremo in game. Quindi torniamo in game, il gioco ci dirà che è andato in sospensione e quindi ci caricherà una nuova sessione. A questo punto il nostro amico, che è in quella schermata, andrà nel party, farà un giochiamo insieme e noi andremo ad entrare nella sessione del nostro amico. Il nostro amico si troverà in una schermata buggata, nel senso che comunque non potrà fare un cazzo, è quella schermata che voi vedete in alto a destra, cioè fermo all'interno della Wenger senza poter fare nulla. L'unica cosa che potrà fare è andare in party e fare un giochiamo insieme. A questo punto ci arriva l'invito di giochiamo insieme, accettiamo l'invito e ritorneremo in sessione. Attendiamo qualche attimo, a me qui ci mette un pochino per caricare. Quindi ripeto ragazzi, per gli utenti di Xbox One fatelo con la mira manuale, sia voi che state facendo il glitch sia il vostro amico che sta aiutandovi. Quindi in mira manuale andrà ad accettare il primo messaggio, rimarrà fermo sul secondo, dopodiché quando sarà ora lo cancellerà e la stessa cosa dovrete fare anche voi. È semplicissimo, sto carpendo questi attimi per spiegare più o meno come funziona su Xbox One mentre che ci uniamo alla sessione. A questo punto ci uniremo alla sessione,
Ragazzi, vi ho lasciato il video integrale, lo so, dura un pochino, sinceramente non ho fatto molti tagli, dura un botto, dura 13-14 minuti, ma non l'ho fatto per pubblicità assolutamente, l'ho fatto per cercare di farvi capire bene come funziona, perché sinceramente fare tantissimi tagli secondo me era un po' così. Quindi a questo punto saremo nella base operativa, arriveremo nella base operativa e il nostro amico noi lo vedremo buggato nella base operativa sulla Vanguard, nella nostra base operativa, e da qui ragazzi possiamo continuare a fare il glitch di sempre. Quindi che cosa succederà? Succederà che noi andremo ad entrare in un lavoro da titano, come vedete è buggato sulla Vanguard, ragazzi, andremo ad entrare in un lavoro da titano, faremo start online missioni, cioè start online create da Rockstar missioni, cazzi e mazzi, insomma lo sapete, penso che non è, non avete cominciato ieri a giocare GTA, entrate nella missione e il vostro amico che cosa dovrà fare? Andrà nella schermata di party e andrà ad unirsi a voi, farà un partecipa a sessione e si unirà a voi. Quindi gli darà la schermata, ragazzi, e quando lui sarà in questa schermata nera noi cancelleremo, usciremo, lui accetterà il primo e il secondo messaggio, qui è stato un po' a rilento però comunque adesso tornerà nella base operativa, accetterà il primo messaggio, accetterà anche il secondo, tornerà nella base operativa, gli farà un caricamento, ma qui il caricamento lo sta facendo perché sono stato lento io a lasciare l'attività, perché se voi lasciate velocemente l'attività questo caricamento lungo non succede, e a questo punto il vostro amico sarà sbuggato e potrà fare tutto il cazzo che crede nella vostra base operativa. Quindi qui siamo pronti, ragazzi, come vedete è sceso dalla Vanguard, e passiamo al resto del glitch, ragazzi. Come sempre l'unica cosa che dobbiamo fare adesso è andare a prendere un veicolo, o meglio il veicolo che vogliamo duplicare, in questo caso la LG Retro Custom, e andremo a posizionarla in basso tra, diciamo, tra quel canale di vetro, come cazzo lo volete chiamare, tra quella rampa, insomma non so mai come cazzo chiamarla sta cosa, lo posizionate lì e vi curate bene che faccia il teletrasporto. Allora, questo glitch funziona anche per mettere la BMX. Allora, io in questo caso ho una LG Retro Custom dentro da duplicare e andrò ad avere una LG RH8 da sacrificare. Se invece lo volete fare per la BMX, dovete avere una LG RH8 dentro la base operativa e una BMX fuori dalla base operativa. Questo perché, ragazzi? Perché con una BMX nella base operativa potete fare il glitch in solo, che è ancora funzionante, è abbastanza rapido, secondo me è abbastanza facile come glitch, e oltre a quello c'è anche il glitch che ho postato sempre oggi per poter duplicare le biciclette, quindi possiamo fare tutto da soli senza avere bisogno di nessuno. L'unico passaggio che dovremo fare sarà la prima volta chiedere a un amico di aiutarci a mettere la BMX in base operativa. Dopo di quello non ci servirà più un cazzo, perché saremo indipendenti e potremo fare tutto quanto da soli. Quindi a questo punto andremo a chiamare la LG RH8. Io qui c'ho un'altra auto fuori, infatti la devo rimandare in garage, ragazzi. Fate conto che sto passaggio non c'è, io sto diventando Motorcycle Club per rimandare indietro sta cazzo di auto. Sinceramente neanche me ne ero accorto che era così lungo il video per sto motivo. Comunque sia, va bene, chiamiamo sta LG RH8, la lasciamo fuori, rientriamo nella base operativa e facciamo i passaggi di sempre. Adesso vi faccio vedere. Con questo glitch, ragazzi, non servono targhe personalizzate, non serve nulla di tutto questo, perché avremo una targa pulita e potremo duplicare tutte le auto che vogliamo. L'unica pecca è che ci servirà un amico, invece con il glitch da soli
potete fare quello che cazzo volete. Vi lascerò una scheda nel video qui in alto a destra, dove c'è scritto iscrivetevi al canale, lasciate un like, vi lascio una scheda lì e potrete vedere sia il video per duplicare le BMX sia il glitch da fare in solo. Basterà cliccare sulla scheda in alto a destra e vi aprirà i video in sequenza. Quindi a questo punto abbiamo il teletrasporto, vi faccio vedere la targa di questo veicolo che è diversa da quella che è fuori. Quindi vista la targa, visto il tutto, abbiamo il teletrasporto, ci teletrasportiamo fuori e avremo il nostro clone, ragazzi. Come ho già detto, scusate per la lunghezza del video, a me non piace fare video lunghi, lo sapete. Quindi mi mettete qui, premete X e triangolo vicino al tastierino, vi teletrasportate nell'auto, uscirete fuori, metterete l'auto nel centro operativo mobile, come vedete ha già cambiato targa, metterete l'auto nel centro operativo mobile e l'auto sarà salvata, poi sarete liberi di poterla rimettere dove cazzo volete, in garage o in un qualunque altro posto. Penso di aver detto tutto, penso di aver rotti i coglioni abbastanza con tutte queste chiacchiere. Detto questo, un saluto a tutti ragazzuoli e al prossimo video, ciao a tutti! No mercy.